Brescia, incontro femminile Italia-Polonia, 1.86, Sara Simeoni ha già vinto agevolmente la gara. La Veneta attacca il primato mondiale a 2.01, un balzo straordinario per superare di un centimetro il limite della tedesca orientale Ackermann. Eccezionale prestazione, incontenibile entusiasmo in pedana. E pensare che l'azzurra non era annunciata nella massima forma. Sara, svegliati a primavera. Ed ecco 1.99. Sara Simeoni lo supera al primo tentativo, 1.99, non sa trattenere la piena soddisfazione. È tornata nuovamente in vantaggio Sara Simeoni, perché hanno tutte e due per 3 ore una tensione che non deve avere il minimo cedimento. Superata l'1.99, ancora si va oltre, ormai siamo sul primato del mondo, ed è bellissima questa immagine delle due avversarie che sono 0-1, primato del mondo fallito da Sara Simeoni nella prima prova. Lo scavalcamento ventrale, il Fosburi, fallito anche questo tentativo, quindi ancora Sara Simeoni è al comando della gara, è al comando della che non ha avuto un attimo di caduta, di tensione, ha superato il momento difficilissimo sull'1.97. Superato, eguagliato il primato del mondo, ha eguagliato per la seconda volta il primato del mondo ad un mese di distanza. Sara Simeoni si ripete. Ma seguiamo Sara. Bene, bravissima, brava, fantastica Sara Simeoni, fantastica. Torniamo alla salto in alto, dove Sara Simeoni con il superamento dell'1.97, mentre c'è l'eliminazione della Jutta Kirst, quindi rimasta in gara Sara Simeoni e la Kilan. Terza prova, fallito! Oro. Medaglia d'oro, Sara Simeoni non sa trattenere la gioia, giustamente, la ragazza fredda e controllata come in questo momento ha centrato il suo grande bersaglio ed ora va ad abbracciare la sua rivale e vedete non sa trattenere la commozione, come del resto ci capita anche a noi. Parto semplicemente ringraziando gli organizzatori di questo incontro, intanto perché mi ha fatto mettere in diretto contatto con due campioni della mia gioventù, e perché attraverso l'atletica fare le considerazioni su quello che è lo sport e su quello che sono i momenti di follia a cui lo sport può indurre, offre discreti spunti di meditazione su cosa è lo stato dell'atletica leggera oggi per noi come l'abbiamo vissuto e come lo intendiamo ancora, e per tutta quella serie invece di manifestazioni cosiddette sportive che si sono venute via via affermando negli anni, perché il mondo sicuramente va avanti rispetto all'olimpismo della Grecia antica, ma che hanno in qualche modo distratto l'impegno dei giovani verso forme diverse di sport anche non olimpici, che hanno un contenuto di divertimento
che talora è proprio quella strizzata di adrenalina che così i giovani sono portati per la loro età e evidentemente per delle curiosità che vengono coltivate in loro a compiere questo tipo di azioni, di movimenti, di tutto quello che è. Allora, sulla presenza degli sport estremi in tutte le loro forme, pensiamo alle discese in downhill con la bicicletta, pensiamo allo sci estremo, al base jumping, quando si buttano giù da altezze incredibili in montagna o da grattacieli e aprono il paracadute all'ultimo minuto, tutte queste cose che portano alla accelerazione dei battiti cardiaci e a quel blocco allo stomaco che è il corrispettivo, diciamo, di questa strizzata di adrenalina, sono cose che secondo me dovrebbero far esaminare chi si dedica a queste cose e un po' tutta la società che invece di riportarli a forme, diciamo, più sicure, tra virgolette, ma non vorrei essere frainteso, perché non è che evitando il pericolo degli sport estremi si possa vivere una vita del tutto sana, e poi magari avremo occasione di discuterne, per creare, diciamo, quell'atmosfera così che riconduca la gioventù, secondo me, agli sport olimpici e allo sport olimpico per eccellenza che è la nostra atletica leggera. Quindi, moventi psicologici e caratteri anche delle personalità che oggi si vogliono informare, diciamo, a questa forma estrema di protagonismo, sono delle cose che hanno il loro pericolo, come tutte le cose portate all'estremo. Ma non sono solo gli sport dove il momento stesso e l'azione stessa costituiscono pericolo di incidente e di lesioni. E anche l'estremo di certe forme che con l'atletismo sono legate, penso alle ultramaratone per dire, o agli sforzi di resistenza prolungata, e qui possiamo associare anche l'Ironman e cose del genere, che hanno, se poi magari mi consentite qualche cenno anche da medico, lo posso fare, di cose che non sono per niente sapute o risapute. Quindi, secondo me, andare a caratterizzare bene lo sport estremo e quella vena di follia che permea chi si dedica agli sport estremi è un'azione di educazione che possiamo fare verso chiunque, scolari, studenti di ogni ordine e grado, atleti che partecipano o meno ad attività federate nel CONI e comunque pubblico giovanile in genere. Mi fermo perché ho già detto troppe cose. Allora parto presentando gli ospiti di oggi, che sono Sara Simeoni, e mi vergogno a dover descrivere la carriera di Sara Simeoni, perché Sara Simeoni è un monumento nella storia dello sport italiano, ma non meno di lei, io credo sia Erminio Azzaro, che ha avuto il merito di esserle accanto come maestro, oltre che come compagno di vita, naturalmente, e la serietà dei loro intenti si sono visti non solo naturalmente nei campi di atletica dove hanno potuto conseguire tutti i loro successi, e si sono visti soprattutto nella vita che li ha condotti comunque a stare dentro nell'atletica leggera in una maniera che io giudico la migliore possibile. Se voglio fare solo una piccola così precisazione, vorrei dire che Erminio Azzaro, tra l'altro, la curiosità, che è stato allenatore di Sara Simeoni, era uno che praticava il salto in alto con uno stile del tutto opposto a quello che poi è stato praticato con successo da Sara, mutuando quello che aveva mostrato Dick Fosbury alle Olimpiadi del 1968. Questa è una piccola curiosità, ciò
non toglie che appunto il merito di tutti e due sia stato quello di analizzare tutto il gesto tecnico del salto in alto e portarlo alle massime condizioni di espressività, tanto da arrivare agli ori e agli ori olimpici. Allora, invito Sara ed Erminio, chiunque dei due voglia incominciare, con una introduzione libera sul tema sport e follia che abbiamo introdotto in una certa maniera poco fa. Prego, chi vuole cominciare? Comincio io, va bene? Allora, bravo. Intanto un saluto veramente a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E niente, l'introduzione fatta dal presidente Maurizio è sicuramente molto importante, ha centrato il problema. Io devo dire che come esperienza fatta, sicuramente la mia non è stata una follia che mi ha portato ad avvicinarmi all'atletica leggera e al salto in alto, perché quando ho cominciato io, che sembra di parlare del giurassico rispetto all'evoluzione che c'è stata in questi ultimi anni, è stata un inizio molto tranquillo, dopo lavoristico, ecco, e nel senso che anche i sogni, ecco, di cui oggi continuano a dirti devi sognare in grande, così io non osavo neanche sognare che facendo atletica avrei potuto per esempio andare alle Olimpiadi, credevo fosse una cosa per pochi intimi, e poi mi dicevo figurati se una come me che viene da un paesino di 2000 anime può sperare di andare alle Olimpiadi, quindi proprio, capito? Perciò gli inizi sono stati molto tranquilli, e poi però quando ho fatto la mia prima esperienza alle Olimpiadi, dove sono andata a Monaco nel 72 a fare le Olimpiadi, che per me lì era, come si dice, importante partecipare, perché facevo parte della squadra e la mia misura nel salto in alto mi permetteva solo questo, di partecipare, ma non avevo sicuramente nessuna prospettiva o velleità di piazzamenti. Invece lì, quando mi sono trovata a vivere questa esperienza delle Olimpiadi, del villaggio, dell'essere a contatto con atleti di tutto il mondo, respirare quell'atmosfera magica, ecco, che secondo me solo le Olimpiadi possono dare, allora lì ho cominciato a guardare le mie avversarie e a farmi un esame di coscienza. Così, quando sono tornata a casa, ho deciso, una volta smesso di studiare, che avrei provato anch'io a fare l'attività seriamente, ecco. E lì la prima follia c'è stata, perché per inseguire, ecco, questo sogno, ho scelto di andare ad allenarmi in un centro di preparazione olimpica, perché le strutture qui a casa non erano adeguate, e la follia è stata quella di andare, di non pensare che fare sport o decidere per esempio di non entrare nel mondo del lavoro subito mi avrebbe poi creato problemi col tempo, no? Perché tu puoi fare tutti i risultati che vuoi nello sport, ma la società non ti aspetta, poi va avanti, capito? E quindi un po' di follia sicuramente c'è, per fortuna sono venuti i risultati e quindi è andata bene così. Ah, buonasera, io sono Erminio, grazie per l'invito. Il tema follia, sport,
sport estremi, il tema è interessantissimo e quindi ci vorrebbe tantissimo tempo, no? Per argomentare completamente il tema. Ma io, i miei inizi sono stati nello sport, con l'atletica, con la scuola. Per fortuna avevo questo insegnante, no? Di educazione fisica che mi ha fatto appassionare, diciamo, alle specialità dell'atletica. E quindi ho fatto un percorso normalissimo come tanti altri miei coetanei. Diciamo che, parlando di follia, no? E quando ho cominciato a fare l'allenatore, perché io non pensavo minimamente, no, di intraprendere questa nobile attività. E invece, incontrando Sara, sono stato costretto, diciamo, perché a un certo punto lei mi ha detto: se mi alleni tu, altrimenti smetto. Io ho detto: va bene, ti alleno, ma come si fa? Io ancora ero atleta, sì, alla fine della carriera, perché dovevo operarmi al rotuleo, perché i saltatori in alto, soprattutto i ventaralisti, no? Spostare del peso per fare potenziamento, no? Quindi si incorreva facilmente in questi traumi. E io mi sono preoccupato seriamente, perché ho detto: come faccio ad allenare un atleta che è arrivata già sesta alle Olimpiadi e tra l'altro fa uno stile diverso, quello del Fosbury che prima tu citavi, no? Che questo di Fosbury nel 68 alle Olimpiadi, no? Ha sorpreso un po' il mondo. Ecco, lì è stata una, sì, è stata una follia, anche perché abbiamo fatto una scelta difficilissima, perché tutti hanno incominciato a dire: quei due adesso non solo non si Erminio capirà niente, no, del Fosbury, ma aveva ragione, perché pochi ancora conoscevano bene la tecnica, no? Ma poi il rapporto, visto che c'era fra me e lei, quindi i dubbi aumentavano. Quindi per me è stata veramente, sono stato un folle ad accettare. Però devo dire, è stato anche uno stimolo questo, no? Queste incertezze dell'ambiente che venivano, che tu sentivi, no? Che ti arrivavano dei messaggi, qualcuno, qualche giornale lo scriveva anche, no? E quindi è stato per me e per noi uno stimolo a far meglio. Quindi ci ha responsabilizzati ancora di più a studiare poi questa nuova tecnica. E poi direi che sono stato avvantaggiato, no? Nella mia attività, perché impostare un atleta con il ventrale è una cosa molto difficile, perché bisogna conoscere bene quella che è la biomeccanica del movimento, il potenziamento, no? E quindi avevo una buona base che sicuramente mi ha fatto anche capire che dovevo impegnarmi a capire bene come si allenava più la forza, quella veloce. La rincorsa non era quella del ventralista, ma era una rincorsa, diciamo, diversa, c'era questa curva, ma applicandosi, diciamo, che siamo riusciti a cavarcela nel modo migliore, visti i risultati poi. Grazie Erminio. Io intervengo adesso facendo una domanda a Sara, perché ricordo che Elio Toth, che non serve che vi citi chi sia stato, diceva a qualcuno che gli chiedeva cosa ci vuole per fare quello che fai tu, rispondeva sempre che ci vuole mens insana in corpore sanissimo. No, quindi deformando un po' il detto latino, ma in realtà aveva assolutamente ragione, perché mettersi sui blocchi e vedere questo tunnel dei 10 ostacoli da 107 centimetri infilato e buttarci contro in piena velocità,
beh, insomma, ci vuole un momentino di coraggio così. Quindi già lì, per esempio, nel fare questo gesto dell'atletica, c'era la strizza che in qualche modo ti portava a superare i tuoi limiti di paura. E quindi arrivavi in fondo, bene o male, magari se bene ancora di più, che ti sentivi soddisfatto per quei mezzi che sono biochimica e che sono il rilascio di endorfine, di dopamine, tutte quelle cose che danno piacere, come danno piacere le droghe, come danno piacere tante altre cose, no? Da cui possono nascere anche delle dipendenze. Io volevo chiedere a Sara, ci sono stati momenti, immagino, in cui il pubblico, l'aspettativa della gara, la gara stessa, hanno stimolato questo sentimento, diciamo così, queste sensazioni? Quando mai magari di questo eccesso di sensazioni ne hai avuto paura, che è il lato opposto della medaglia? Allora, intanto la pazzia è stata quella di cominciare a provare il Fosbury con attrezzature, quando ero giovane, che non erano assolutamente quelle di oggi, perché se riguardo certe fotografie, lì è stata veramente, capito, ci si poteva far male in qualsiasi momento. Comunque, passato quel trauma lì, diciamo che io avevo bisogno di avere qualcuno che mi stimolasse a far bene, no? Perché per esempio in allenamento certe cose mi facevano paura e non riuscivo ad esprimermi. Per esempio, la massima misura provata in allenamento è stato 1,95 m quando ho fatto i 2-1, capito? Quindi non mi capitava di provare le misure, capito, più alte, assolutamente. E comunque in gara non ho mai avuto paura, ho sempre avuto la competizione anche con le avversarie, mi creava sempre una certa euforia, no? Che era più una voglia di scherzare, di fare, ma non paura, perché probabilmente mi sentivo anche, ero anche tranquilla con me stessa, perché sapevo che mi ero allenata, che avevo fatto quello che dovevo fare. Quindi arrivavo alla competizione pronta, sapendo, ecco, che cosa potevo chiedere a me stessa. L'unica volta che ho avuto paura proprio è stata alle Olimpiadi di Mosca, perché per la prima volta sono andata in questa gara volendo a tutti i costi vincere la medaglia d'oro, perché avevo fatto il record del mondo e quindi mi dicevo: uno che fa il record del mondo è la migliore e quindi devo vincere io, no? Non posso perdere questa occasione. Dico, una carriera senza la medaglia delle Olimpiadi, la medaglia d'oro, non sarebbe stata la stessa cosa per me. Quindi quando sono entrata nello stadio per la finale, ho realizzato che mi giocavo tutto. Cioè, io avevo quell'occasione lì e basta. Il salto in alto è così, non è come il velocista che fa i 100 oppure può fare i 2 oppure può fare la staffetta, capito? Lì o quella o niente. E per la prima volta ho avuto l'attacco di panico, quello che oggi chiamano attacco di panico, ma che però noi non conoscevamo, capito? E ho passato mezz'ora tremando, mi sentivo il cuore che batteva a mille, fortissimo, e mi veniva da piangere. E non stavo in piedi praticamente, perché le gambe proprio mi tremavano. Quindi ho passato una mezz'ora di quelle bruttissime. Per fortuna mi è venuto in mente di sdraiarmi per terra, di provare a respirare profondamente. Mi dicevo che ero stupida a buttare via un'occasione, cioè me ne sono detta di tutti i colori.
e per fortuna mi è passato e poi va bene, visto come è andata a finire, mi fa anche piacere perché era la prima volta che vivevo delle emozioni contrastanti, tutte, capito, nel giro di poco tempo. Ed è stato sicuramente brutto da una parte, ma bello visto che poi si è concluso con la medaglia d'oro. Grazie Sara, questo ci dice quanto l'alternarsi di ansia, soddisfazione, paura e gioia siano il condimento dello sforzo che si fa e poi il motivo per il quale si continua a farlo. E questo entro determinati limiti è appunto quello che poi insegna per tutta la vita ad affrontare anche altre situazioni professionali, familiari, che siano indifferentemente. Volevo chiedere ad Erminio invece, che ha fatto l'allenatore, che ha continuato anche con altri allievi, se mai poi gli sia capitato di incontrare sulla sua strada allievi propri o anche esempi di altri ragazzi che si avvicinavano all'atletica anche senza avere tutti quei meriti fisici che potevano farne dei potenziali campioni e che erano invece comunque impegnati nel superamento di se stessi, ma anche in forme nelle quali si poteva così pensare ad una loro eccesso di autostima, o meglio, in un voler emergere a tutti i costi quando invece avrebbero potuto fare un'attività molto più piana e tranquilla e chiedendo magari il ricorso a mezzi artificiali. Non sto parlando solo di doping, naturalmente, a questo, ma a tutte quelle forme in cui l'ansia di prestazione si scarica richiedendo per esempio all'allenatore o al medico sportivo della società, indifferente chi sia, l'uso di integratori o di pillole per dormire o altre cose che siano estranee, diciamo, all'atleta e a cui poter affidare quella sicurezza che magari non trovavano in se stessi. Ma allora, volevo un attimino tornare a Mosca e poi rispondo alla domanda, perché quella paura che la Sara ha avuto in gara non era solo la Sara, era anche la mia, che, diciamo la verità, questa qui era fuori di testa a Mosca quando è entrato in pedana, ha provato a misurare la rincorsa dall'altra parte, quindi non c'era, no? E quindi un po' di terrore l'ho avuto. L'ho avuto anch'io, ma come li ha avuti poi in modo diverso anche il presidente della federazione di atletica, Nebbiolo, allora, che dopo la medaglia da Milano ha gareggiato la Sara, ha preso la medaglia la Sara prima di Pietro Mennea, negli ultimi salti si è rifugiato nei bagni dello stadio Lenin perché non voleva, aveva paura, no, di vedere come la Sara affrontava gli ultimi salti. E poi sono andati, un dirigente russo è andato a cercarlo e dice: guarda, puoi uscire perché le cose sono andate bene. No, questa era una battuta. No, io da allenatore, diciamo, ho avuto la fortuna di seguire tanti ragazzi i primi anni che ero a Verona, e quindi diciamo di ragazzi con dei grossi mezzi anche fisici per fare delle buone prestazioni ne ho avuti. Però devo dire la verità che io ho fatto già capire ai ragazzi, ero molto chiaro con loro, no? Anche se in quegli anni, parlo negli anni fine anni 70, no? Metà anni 70, sì, diciamo l'esasperazione del risultato non era come adesso, no? Si veniva in campo soprattutto per stare in compagnia, sì, allenarsi anche seriamente, ma il risultato, non c'era questa ricerca esasperata del risultato, quindi ho avuto anche questa fortuna, no? Tanti grilli per la testa non ne avevano se non quello di lavorare, no? Di lavorare, recuperare, fare una vita abbastanza sana possibile,
perché ho sempre insegnato che fare vari sport, diciamo, bisognava anche sapersi organizzare nell'arco della giornata, soprattutto chi era uno studente o lavoratore, non c'era tempo da perdere, no? E poi, quando le cose stavano cambiando, diciamo, arrivava voce che non c'erano solo i lanciatori, magari, che facevano uso di sostanze, no? Perché poverini, per lanciare questo peso dovevano crescere in forza. Quando anche nelle altre specialità, no? Si parlava, sì, come dicevi prima, dei supplement, no? Arrivavano questi medicamenti, questi interventi esterni per migliorare la prestazione. Io ho detto: ragazzi, guardate, parliamoci chiaro, no? Se voi volete lavorare qualche ora in più, sono disponibile. Se avete grilli per la testa, facciamo che ci parliamo in faccia, no? E cerchiamo una soluzione, cioè andate da un'altra parte, no? Ma anche perché, diciamo, io faccio parte, io, diciamo, e per l'età che ho, faccio parte, mi hanno insegnato, no? I miei insegnanti, no? Iniziando dalla famiglia, mi hanno insegnato che i comportamenti, la correttezza, no? Deve essere alla base di tutto, e soprattutto poi chi fa sport, che si porta dietro anche dei valori, quella di imbrogliare non è che fosse una cosa molto edificante. E, cioè, sì, qualcuno, diciamo, che sulle righe c'è stato, no? Però abbiamo risolto in breve tempo, no? Il nostro rapporto. Siamo andati ognuno per la nostra strada. Ecco, purtroppo oggi le cose sono leggermente cambiate, perché bisogna fare il risultato ad ogni costo, bisogna fare tantissime gare, le gare indoor, outdoor, e non c'è più il tempo per allenarsi, diciamo la verità, no? Poi bisogna fare anche 35-40 gare all'anno, bisogna spostarsi da una parte all'altra del mondo, vorrei capire, no? Come si fa a tenere, a sostenere certi ritmi, no? E quindi, diciamo, è più facile oggigiorno, no? Gestire gli atleti, ecco, quindi non invidio nemmeno i miei colleghi. Io adesso sì, sono una società, faccio il dirigente, però come tutti, cerco, sì, una società dove fa promozione, dove fai di tutto. Fai l'accompagnatore, fai l'allenatore, fai il dirigente, diciamo, questi problemi, cioè cerco un attimino di indicargli la strada giusta, ecco. Posso dire una cosa anche che è cambiata, è che sicuramente l'interesse intorno allo sport è anche diverso adesso, e quindi quando c'è un po' di business intorno dei risultati è ancora più difficile che le cose possano, capito, rimanere nei limiti del regolare, ecco. E diciamo che una cosa che quando mi capita di incontrare i giovani che dico è bene sognare, no? Però per realizzare il sogno c'è comunque un percorso da fare, cioè non è che io a 10 anni sogno di vincere le Olimpiadi e il giorno dopo ce le vinco, no? Cioè, c'è un percorso di crescita soprattutto personale e di crescita anche di quello che è un'attività fisica che un po' alla volta migliora, cambia, e nel rispetto di quella che è la crescita biologica mia, no? E probabilmente una cosa che a me piaceva era il vedere che cosa il mio fisico era capace di fare, capito? Con quello che io ero capace di fare. E io non mi sono allenata per fare il record del mondo, però migliorando e spostando di volta in volta l'obiettivo, mi è capitato
di provare il record del mondo, capito? Quindi probabilmente non è stata una pazzia, un colpo di pazzia, è stata una pazzia un po' alla volta, capito? Quella di continuare, quella di migliorare, quella di vedere, di aggiungere sempre un qualcosa di più, di impegnarsi. È stata una pazzia progressiva la mia. Molto chiaro, mi permetto un piccolissimo commento a quanto diceva anche Erminio prima, perché oggi in realtà il carico di impegni comincia già prestissimo. In campo si vedono esordienti ragazzini di 8-9 anni che vengono pressati da numerose manifestazioni, anche la federazione nostra qua, voglio dire, ha una qualche responsabilità in campo, che per 4, 5, 6 anni vengono chiamati ad impegni progressivi, a risultati anche, perché non sempre l'allenatore è quello che aspetta la crescita del ragazzino. E questi arrivano ai 15, 16 anni ed è l'età dell'abbandono, del forte abbandono. Conosco un po' anche la realtà del Veneto, oltre a quella del Friuli Venezia Giulia, ma credo sia così un po' in tutta Italia, salvo qualche lodevole eccezione, ma tanti talentini che si già manifestano intorno ai 10-11 anni, ai 15 sono già persi, anche perché se i risultati in quel momento non corrispondono alle aspettative, si vedono delusi e mollano. Ecco, io credo che questo compito, poi sono anche io vicepresidente adesso da poco della FIDAL e aiuto Massimo Di Giorgio, che è diventato presidente, a riallacciare questo rapporto con la scuola, proprio perché debba venire un insegnamento che l'attesa verso i risultati è un'attesa di lungo termine, non immediata così. Quindi ci vuole anche un atteggiamento del genere. Ma a Sara volevo chiedere un qualche cosa che proprio non ti riguarda, perché la corsa lunga credo non l'hai mai fatta, se non per qualche volta. I campestri. Qualche campestre a scuola, ma quella l'abbiamo fatta tutti. Ma c'è questo fenomeno naturalmente che è esploso ormai già da abbastanza anni, che tutto il mezzo fondo e il fondo italiano si è spostato sulla strada. Sarà perché poco televisiva una gara di mezz'ora di 10.000 metri e non si può mandare appunto in televisione uno spettacolo del genere. Sarà perché ce ne sono di meno che fanno, però oggi si è spostato a fondisti e mezzofondisti si sono spostati al di fuori delle piste di atletica. Praticamente non ci appartiene più il mezzofondo nel corredo delle gare, così. E questo però ha dato adito anche a certe forme di follia, perché c'è gente che si fa mezze maratone a Iosa durante l'anno. Voglio dire, anche come dirigente federale, ti senti di dire qualche cosa su questo fenomeno che riguarda anche tanto tutte le classi di età praticamente, perché troviamo maratoneti e ultramaratoneti anche di 40, 50 e più anni. Ma sicuramente il fatto che questo tipo di competizioni sia uscito dallo stadio, secondo me è dovuto agli anni di non competitive che sono proliferate dappertutto, capito? E in tutti i paesi, anche qui dove abito io, perché era più semplice organizzarla, perché comunque sì, era, dava l'opportunità probabilmente anche a piccole società di poter organizzare una competizione. E la cosa strana è come tanta gente che corre, poi sì, abbiamo visto negli anni delle cose assurde, perché per esempio io c'ho ancora presente una famiglia che aveva tutta la tuta rossa,
compreso il cane, no? C'era papà, mamma e 2 o 3 figli in scala che facevano la non competitiva. Allora lì è stata una cosa, detto, qui c'è qualcosa che non quadra, perché non può essere che il ragazzino di 10 anni faccia e corra insieme al papà e alla mamma, capito? È già un qualcosa che non, che stride. Però poi dopo sicuramente nello stadio c'è stata l'esigenza di comprimere le competizioni, perché è vero, l'atletica è molto lunga come tempi. Poi basta guardare una gara di 10.000 metri. Io non ho niente contro i 10.000 metri, però 10.000 metri in un campo di 400, capito? È già assurda, secondo me, lì dentro. Dopo 2 giri io ne ho abbastanza. E, però, ecco, a livello televisivo, negli anni che cosa succedeva? Che magari vedevi la gara dei 10.000 metri e non sentivi dei boati e non sapevi cos'era successo di altre competizioni. Allora o si torna a un equilibrio, no? E oltre al fatto che lì come si fa a tornare indietro, a far capire a tutte queste persone che adesso sono anche genitori, no? Che devono educare i figli a essere un po' più tranquilli, a non essere ossessionati dal risultato, quando sono i primi magari i genitori a insistere perché facciano certe cose, devono essere bravi nello sport, devono essere bravi a scuola, devono imparare a suonare, devono cantare, recitare, tutto quello che ci va. Cioè i ragazzini non hanno più tempo per giocare, per essere liberi di testa, perché il gioco non è detto che perché è gioco non sia impegnativo, però bisogna anche lasciarli un po' respirare, no? E purtroppo in questi anni non è stato così, non è stato così, c'è stata l'ossessione, e questa ossessione ha portato all'abbandono precoce, cioè l'abbandono c'è sempre stato, ma non come in questi periodi, ecco. Scusami, prima parlavi proprio di un tema importantissimo, quello della specializzazione precoce, no? Che questi ragazzini già a 13 anni, no? E poi magari ottengono dei buoni risultati, non riescono, no? Non riescono a continuare, certo. No? E poi c'è l'abbandono. Non solo, ma poi ci sono alcune specialità che sono traumatiche. Al maschile e soprattutto al femminile. Se noi prendiamo, io ricordo quando è stato inserito nel calendario internazionale il salto triplo femminile, noi ci siamo posti dei problemi con i giovani, soprattutto le ragazze, ma queste hanno una preparazione di base, no? Soprattutto a livello di articolazione della colonna per sostenere certi allenamenti. E noi vediamo anche nelle società già queste cadette, vabbè, facevano il quadruplo, poi vabbè il triplo, ma li avviano verso questa specialità. Ma secondo me bisogna pensarci, non bisogna essere irresponsabili, perché si possono creare veramente traumi irreparabili alcune volte, no? E quindi bisogna il tecnico, vabbè, ma il tecnico dell'atletica, bisogna dire poi verità, che è uno dei tecnici più preparati con i corsi che fanno di vario livello, gli specialisti, però questa specializzazione precoce, soprattutto adesso, è un problema da tenere in grossa considerazione. Condivido appieno, naturalmente, forse l'amico Camossi non approverebbe del tutto, però siccome si viveva qualche tempo fa ancora spalla a spalla, vedevo che aveva molta prudenza anche lui, ha preferito con successo dedicarsi ad atleti evoluti, laddove invece dava sempre una grossa mano nelle manifestazioni giovanili,
anche e soprattutto perché esordienti ragazzi facessero i famosi triathlon, coltivando le multilateralità. Queste sono le cose. Io dico la verità che per ragazzini di quell'età penserei proprio a fargli fare gare, solo gare multiple, un triathlon, ecco, sì, che sì. Poi sappiamo bene che ci sono formulazioni diverse, quindi vanno bene per tutti, ma che facciano veramente di tutto, no? I ragazzi così. A livello di follia, naturalmente, non c'è solo la follia del praticante, ma molto spesso, e qui vi interpello tutte e due insieme naturalmente, perché so che non state da quella parte, in quel fenomeno che invece fa parte di una follia sociale, di una follia familiare, di questi genitori che vogliono i figli campioni a tutti i costi. E c'era quello che diceva, allenatore di calcio, che diceva vorrei allenare tanto una squadra di orfani. Naturalmente esagerava il concetto, ma forse non tanto. Domanda no, per tutte e due. È vero che, cioè, se io ripenso a quando ho cominciato, che io la prima volta che ho visto un campo d'atletica avevo 13 anni, andavo una volta a settimana. Oggi se non ci vai quattro volte, almeno a quell'età lì, non ti guardano neanche, perciò, capito? E mi rendo anche conto che un allenatore che si vede fra le mani un ragazzino, una ragazzina con del talento, chiaramente anche per lui diventa motivo di orgoglio, di crescita, di mettersi in vista e quindi magari che si lasci prendere un po' la mano. Però, come dicevo prima, l'importante è far fare delle cose però senza l'oppressione anche del risultato a tutti i costi. Capito? Cioè, se la gara non va bene quando si è giovani, non va bene, non succede mica niente. Non succede niente. Cioè, a me non c'è stato mai nessuno che se la gara non andava, mi dicevano perché non so, potevi vincere o cosa. Capito? Andava bene tutto fino a. Cioè, poi quando tu cresci e quando ti accorgi che puoi fare delle cose, sei tu stesso che ti dai un obiettivo, capito? E che sei più o meno contento di quello che hai fatto perché impari a conoscerti, impari a capire come reagisci. E beh, insomma, per me, ecco, la cosa che fare atletica mi ha dato tanto, è stato questo soprattutto che è stato un piacere, mi ha insegnato a conoscermi, mi ha insegnato a capire che potevo contare su di me. A me piaceva per esempio la solitudine della gara, cioè quando c'erano le gare olimpiadi, campionati d'Europa, cosa, noi non potevamo parlare col tecnico, ci squalificavano. Non era come oggi che è tutto, uno spettacolo e quindi va bene tutto. E a me quel fatto di essere in campo e di dovermi arrangiare da sola, capito? Era importantissimo. E perciò ci sono tante cose che mi piacerebbe, ecco, che ritornassero anche, perché sono queste le cose secondo me importanti che una volta smesso di gareggiare ti rimangono per la vita, sono degli insegnamenti, capito? Cioè, non è che quando smetti poi vai a cercare l'allenatore o vai a guardarti sull'iPad che cosa hai fatto, no? Io ho provato proprio con mio figlio Roberto, in un paesino l'attività sportiva che puoi fare, quella più semplice, inizi dal calcio,
no? Perché l'impianto di atletica non ce l'hai, beh, le strutture, la palestra non ce l'hai, tutte queste storie. E quindi lo seguivo un po', portavo due volte a settimana gli allenamenti, seguivo le partite che facevano nella categoria all'inizio, no? E mi rendevo conto che sugli spalti, no? Ogni tanto venivano fuori dei discorsi e qualche volta, dai, si usciva anche fuori dalle righe, si inveiva contro l'arbitro, ed erano porca miseria, familiari, no? E allora, io venendo dall'atletica, per me era una cosa molto negativa, no? E quindi con l'allenatore della società, no, che seguiva i ragazzi, gli consigliai: senti, ma perché non facciamo un bel convegno, invitiamo il medico, invitiamo lo psicologo, invitiamo i genitori, no? E parliamo di due o tre cose, no? Due o tre punti importanti, no? E poi ho provato sempre con mio figlio, che poi ha continuato, lasciato il calcio, ha iniziato a fare un po' di atletica, dove veramente questo rapporto, no? Padre e figlio, io sono stato costretto ad allenare, lo dico costretto perché in società, non è che come sono le società che fanno attività promozionale, non sempre, no? Puoi avere l'allenatore che ti segue, e lui era un po', tra virgolette, trascurato, non riusciva ad allenarsi in certe fasce orarie perché andava a scuola. E quindi ho dovuto fare l'allenatore. È una cosa, direi, impossibile quasi. Impossibile, perché non sai bene qual è il ruolo, no, dell'allenatore, dove inizia, dove finisce, quello di genitore, no? E avevo, a un certo punto, avuto anche paura di essere un po' invadente, di sbagliare. Poi qua i giovani, quando non si trovano a proprio agio, cosa fanno? Smettono, se ne vanno a fare delle cose che interessano un po' di più, ecco. Posso dire, perché Erminio si ricordava quando allenava me, ma mio figlio è diverso, capito? È diverso. L'ho provato anch'io, è un compito molto improbo. Sì. Molto più di tanti altri, sì, è vero, verissimo, anche se qualche volta ci piace così a ex atleti dare i suggerimenti tecnici, sì, o di altro tipo, perché c'è poco da fare, una tentazione. Sì. Ce l'abbiamo nel sangue. No, fare i genitori, sappiamo, cioè chiedere, sì, al massimo al loro figlio, no? Questa ansia, sì, trasmettere, no? Questa di adrenalina, poverini, ce l'hanno anche loro, perché lo usiamo, no? Questo ormone lo usiamo in circolo. Ecco, quindi è bene che se lo sappiano gestire loro a un certo punto, con l'autonomia, sì, sì, ecco. Sentite, no, l'allenatore, almeno per me, era importante quando c'era una gara decisiva, ecco, che l'allenatore non ti scaricasse l'ansia sua su di te, no? Ma che ti desse la tranquillità. Questo è sicuramente importante, perché contribuisce a una tranquillità tua quando sei in gara, ecco. Un'ultima domanda, sempre a tutti e due, cosa ne pensate di, e questo è l'oggetto, messaggi e media, gira spessissimo sulla TV ogni tipo di filmato, ma anche sui social, ogni tipo di filmato che sottopone ai ragazzi, vuoi una discesa in mountain bike dalle Dolomiti, vuoi un rafting in fiumi pericolosi, vuoi appunto, come si diceva prima, il salto col paracadute dal grattacielo, eccetera, eccetera. Tutte cose che attirano la curiosità dei ragazzi. Qualche volta non sono, diciamo, non richiedono neanche una preparazione specifica lunga come quella di un gesto dell'atletica, così. Non pensate che anche tutti questi mezzi, che sono difficilmente dominabili da una regia unica, e questo è il primo limite che riconosco,
ma se mostrassero un po' di più atletica, atletica del passato, atletica del presente, non potrebbero portare qualche cosa alla causa delle atletiche e alla causa di uno sport sano anche di mente? Allora, io da una parte li capisco questi ragazzi, perché quando ho smesso di gareggiare, che cosa ho fatto? Mi sono buttata col paracadute, sono andata a fare rafting, ho provato con lo snowboard, poi sono caduta e ho lasciato perdere. Però, capito, ci sono delle cose che mi dispiace invecchiare per non poterle fare. Ecco. Però da lì alle cose estreme, quelle proprio, capito? No, cioè, penso che quello che ho fatto rientri anche nella normalità, ecco. Però li capisco, sono bombardati da tante cose, ma io gli dico sempre, guardate che le emozioni si possono provare anche facendo cose molto più semplici, capito? Ma impegnarsi in un qualche cosa e poi raggiungere il risultato che uno vuole, già quello ti dà emozione, ti dà, capito, l'ansia, ti fa provare, ecco, emozioni forti. Quindi penso che si possa vivere meglio anche senza estremizzare così. Allora, la Sara, quando ha provato buttarsi giù col paracadute in tandem, diciamo, intanto, precisiamo. Beh, oh. È stata coinvolta, diciamo, in questa avventura da una sua amica, Anna Madinelli di Verona, una grandissima atleta, paracadutista, campionessa mondiale, titoli, ce li aveva tutti. Allora io mi sono chiesto, ma se non si apre il paracadute, cosa succede lì? Il pilota, no? Ha un malore, cosa fa lei, no? A parte che gli avevano detto, guarda, in caso tira quest'altra leva, no? Però mi ero preoccupato. Allora la prima cosa che ho fatto, un paio di giorni prima del lancio, ho telefonato al mio amico il professor Dal Monte, no? Famoso fisiologo, no? Fisiologo. Pilota di aereo e anche, gli ho detto, senti Totti, ma cosa succede se quell'altro, no, ha un malore, no? Ah, dice, guarda, difficilmente in quei casi, no? Dice, magari ce l'ha quando a terra, ma durante il lancio sta tranquillo, che casisticamente, dice, non è avvenuto. No, poi per quanto riguarda, sì, le emozioni, soprattutto quello che dei giovani, con gli sport estremi che propongono, sì, forse c'è anche un'esagerazione, no? Come un'esagerazione vedere anche a Pamplona, no? Questi che corrono, no? Dietro con i tori, no? che gli ma che emozioni, sì. No? Sì, sì, quella, certo. È follia, è pazzia, cioè io un giovane consiglierei, sì, che si provano sicuramente delle belle emozioni facendo anche delle cose semplici, però il tutto va spiegato, va dato a pillole un attimino, no? Cioè, prima di mandare uno a fare una competizione è ovvio che deve aver provato, riprovato, riprovato con quello che si chiama allenamento, la cosa più bella che c'è poi per un allenatore anche, perché poi l'allenatore ha grosse soddisfazioni quando riesce, no, ad allenare, perché in gara ha una paura folle perché non può far niente, ecco, per il suo atleta. Grazie. E ancora una cosa mi permetterei di aggiungere, se approfitto proprio di voi e della vostra esperienza. Ma nelle scuole ci andate, ci siete andati come allenatori? Cosa pensate che la scuola può fare? Perché anche rispetto ai nostri tempi c'è molto più disinteresse verso l'educazione fisica. 2 ore alla settimana evidentemente non si può parlare di educazione fisica, ma così come attività motorie e promozione di attività motorie, al di là di tutte le difficoltà che ha la scuola, e non parliamo di quelle del momento epidemico attuale, cosa ne pensate del mondo della scuola e del giusto avviamento dei giovani allo sport? Allora, io sono andata a scuola fino un anno fa, perché sono in pensione da un anno. Ah, ecco, ignoravo. Praticamente avevo la cattedra nella scuola media
però ho fatto un progetto sul fair play e sono andata nelle scuole dalle elementari al liceo, no? E dopo essere stata con i ragazzi, parlato, eccetera, eccetera, andavamo anche in palestra. Allora, come dappertutto, ci sono scuole che sono ben attrezzate, che hanno anche lo spazio della palestra dove poter fare attività, e scuole dove non c'è niente, anche qui al nord, perché sì, così. Sì, vero, vero. E la cosa, diciamo, divertente era quella di far fare attività con quegli attrezzi che sono praticamente fatti com'è, gomma piuma, ecco, che facili da usare, no? E che sono quelli che tolgono anche all'insegnante la paura, perché purtroppo l'insegnante di educazione fisica oggi ha paura a far fare le cose, perché ci sono un sacco di non deve far altro che compilare carte, attento a qui e quello si è fatto male qua e quello là, quindi per eliminare i problemi la cosa più semplice è quella di dare il pallone e far giocare a pallavolo, a calcio a 5, capito? Cioè a fare cose molto semplici e a lasciare sfogare un po' i ragazzi. Allora, se da una parte è giusto che questi ragazzini si sfoghino, però visto che oggi praticamente passano la maggior parte del tempo seduti a scuola, seduti al computer, seduti a giocare, perché giocano sempre al computer o sui cellulari o cosa, è importantissima l'attività motoria già dalla scuola elementare, perché se noi non li abituiamo a muoversi, a fare quegli esercizi di abilità, di coordinazione, questi crescono che sono malati da subito, capito? Hanno problemi ortopedici, hanno problemi, perché io glielo dico ai ragazzini, guardate che noi siamo fatti di pelle, di ossa e di tante cose che abbiamo dentro, il cuore, l'intestino, i polmoni, e tutto funziona se ci muoviamo, perché se no, dico, incominciano i problemi. Quindi giocate, fate qualche cosa, ma l'attività fisica deve rientrare nel quotidiano per loro. Ecco. Ma diciamo che questo progetto che sta parlando la Sara, Super Play, diciamo, era ben strutturato, organizzato con la Federazione Regionale Veneta e il MIUR di Verona e quello Veneto, l'ufficio scolastico soprattutto. E ha avuto, anch'io ho avuto la fortuna di accompagnarla in 2 anni, di visitare, aver fatto circa 120 incontri, incontrato 20.000 ragazzi, no? E devo dire che... Sono viva! È stata pesante, devo dire, ma una bellissima esperienza, perché la scuola, diciamo, accettava questo progetto. Vedevamo non solo i colleghi, no? In prima linea, ma c'erano anche, a parte il divertimento dei ragazzi, ma c'erano anche i dirigenti, capivano l'importanza di questa attività, e gli amministratori magari dei paesi che si giravano, no? Quindi ci siamo resi conto però alla fine che se il tutto, tu coinvolgi tutti questi ragazzini, fai la bella predica e poi usciti dalla scuola, dove vanno? Bisogna veicolarli nelle società sportive, di qualsiasi sport, a quell'età sicuramente. Questo è compito delle federazioni provinciali, degli enti di promozione, no? Di tutte quelle, persone che seguono, dovrebbero indirizzare poi verso le società sportive i nostri ragazzi. Comunque, se non ripartiamo dalla scuola, e questo sì, potrebbe essere un momento, no? Anche questo momento difficile, no? Assolutamente. Capire l'importanza per seguire questi nostri giovani, perché i problemi li avremo fra 1 o 2 anni, no? Capire in questo momento, poverini, questo cosa, quanto pagheranno, soprattutto loro, i bambini. Ecco.
E lo sport potrebbe essere sicuramente giocare un ruolo fondamentale, lo sport nella scuola. L'attività. Oltre al fatto che chiaramente, come si dice, perché a parole siamo bravissimi tutti, che lo sport ha socialmente è importantissimo, perché chi va a fare sport, se non altro in quel momento, si impegna per fare un'attività che sicuramente gli fa bene, che lo aiuta a recuperare le energie, che lo fa scaricare, che non lo fa pensare a cose negative, no? O a quello che ci può essere di male, a indirizzarlo, diciamo, su una strada un po' più sana, ecco. Beh, io sono soddisfattissimo di questo incontro, onorato di aver potuto colloquiare così a lungo con Sara ed Erminio, e capisco che loro, dopo essere stati campioni nello sport, sono stati anche campioni del trasmettere i giusti valori della nostra atletica negli ambienti che hanno toccato. Mi sentirei di dire solo questo ancora in aggiunta, e poi dopo loro possono aggiungere altro se vogliono, che evidentemente le cose condotte allo estremo, anche lo sport tradizionale, ma anche i nuovi sport, non fanno mai del bene. Io cito uno per tutti un lavoro che ho avuto occasione di vedere nella pratica medica che continuo a fare, è stata quella segnalazione di un gruppo di studiosi che si sono messi a misurare lo spessore della parete carotidea, misurandolo in un gruppo di atleti che facevano sport di durata estrema, si intendevano le ultramaratone, e quelli che per pari età, un gruppo diciamo matchato per pari età, sesso eccetera, era moderatamente sovrappeso, un 10%, e faceva una vita assolutamente sedentaria. Con loro sorpresa, questi ricercatori hanno constatato che le arterie dei ultramaratonetti avevano segni di compromissione maggiore che quella dei sedentari obesi, diciamo così. Dal che ne deducevano che, essendo questo un predittore di malattie vascolari e di eventi vascolari successivi, lo sport eccessivo non fa bene. Sì, si dice, sembra che si scopra l'acqua calda, però una cosa è pensarlo, una cosa è dimostrarlo naturalmente. E argomentavano la cosa dicendo che questo poteva essere dovuto al fatto che chi fa tutto questo po' di sport si mette nella sua alimentazione di tutto e di più, senza nessuna attenzione anche alla dieta. Ecco, diciamo, anche questo aspetto qua, no? Come quando devi bruciare, puoi bruciare di tutto, puoi bruciare legna asciutta che non fa fumo, puoi metterci dentro dei copertoni che impestano tutto l'ambiente, eccetera. In più, per mia conoscenza personale, naturalmente, dico anche che questi sport estremi, dove l'organismo viene messo a bagno nell'adrenalina, provoca delle alterazioni dell'endotelio, che è quella struttura cellulare che ricopre le pareti di tutti i vasi, che si modifica, si deforma e insudicia tutto quello che sta sotto, delle porcherie che girano magari nel sangue. Cioè, voglio dire, l'estremizzazione di tutte le cose non fa mai bene, ed è un messaggio che si dovrebbe riuscire a trasmettere, appunto, con quel giusto approccio allo sport, all'atletica e a tutte le altre discipline, che può avvenire, ma che, a mio modo di vedere, appunto, le società, magari, se sono fortunate e hanno persone attente e sensibili, lo fanno. Ma è soprattutto la scuola il canale dove queste cose dovrebbero essere fatte conoscere, discusse e anche approfondite, se è del caso. Ma sicuramente, cioè, la scuola è importante per questo, perché in una classe c'è una diversità, no, di elementi importante, e tutto quello che viene fatto a scuola deve andare bene
dal primo all'ultimo della classe, no? Perciò esatto. Si deve cercare, sì, di fare un qualche cosa che tutti possano, a cui tutti possano accedere. Guarda, una cosa che a me che mi ha entusiasmato, ecco, andando a scuola e facendo quel progetto, era che poi i ragazzi mi chiedevano tutti di insegnarli a saltare. Quindi andavo a nozze, capito? Perché, caspita, era divertente. E la cosa bella era che in un'ora ragazzini che non avevano mai visto il salto in alto, io andavo lì con la mia cordicella di gomma, perciò, capito, non si facevano male, cosa, e tutti, dal primo all'ultimo, provavano. Perché la cosa che gli dicevo era, guardate, qui non è, tutti ce la facciamo a fare, non importa, erano loro poi che mi chiedevano di alzare l'asticella, perché chiaramente poi dopo diventa, capito, importante questo. Però nessuno si tirava indietro e anzi il riuscire a superare l'asticella diventava un qualcosa per loro che era fondamentale, perché gli dava la sensazione di aver fatto, capito, sono riuscito a saltare anch'io, sono riuscito, e la cosa bella è questa, indipendentemente dall'importanza della misura o cosa. Quindi adesso non mi ricordo neanche più che cosa ero. No, no. Ah, io credo no, no. Tutti no, se hanno voglia devono praticare lo sport che vogliono, le attività che vogliono fare, dalla più semplice a quelle un po' più complesse, diciamo, più complicate, più da folle, diciamo, no? La cosa Beh. Importante, ecco, arrivare in modo progressivo, che uno sceglie lo sport adatto alla sua età, e qui credo che proprio gli insegnamenti, i movimenti dell'atletica leggera, quelli più semplici, no? Debbano essere di base per tutti, come attività deve essere un'attività di base per tutti gli altri sport, no? Perché quello poter appoggiare bene il piede, di muoversi in modo coordinato, assumere una postura corretta, quindi è fondamentale. Quindi che ognuno faccia lo sport che vuole, però deve farlo con coscienza e farlo progressivamente. Ecco. Benissimo, grazie. È stato davvero un piacere parlare con voi. Grazie Maurizio, sì. E auguri per l'attività e con l'occasione sì. Magari un grosso abbraccio grazie. Anche a Massimo volentieri. Di Giorgio. No? Volentieri, volentieri. Lo e saluterò. Ecco, lo saluterò e mi azzarderò se magari riusciamo a organizzare qualche cosa anche di questo, ad invitarvi magari, perché anche la nostra società, finché c'era attività non a distanza, ogni anno scolastico organizzava una campestre per tutte le scuole della provincia di Gorizia, sia medie inferiori che medie superiori, intitolata al nostro presidente che mi ha preceduto. E poi organizzavamo il premio Profitto e Sport, laddove per medie, studenti delle medie superiori e inferiori veniva attribuito un premio corrispettivo in denaro di libri o materiale sportivo a chi conseguiva la promozione con voti scanditi dalla media dal 6 all'8, dall'8 al 10, eccetera, unitamente alla vittoria o al piazzamento nelle competizioni, vi ricordate che si chiamavano provinciali le gare che facevano le scuole? Alle provinciali, che era una manifestazione che languiva qui da noi, abbiamo dato un po' di stimolo facendo questo premio che metteva in coppia la promozione più o meno brillante con la vittoria ai giochi provinciali. Ecco, se dovessimo ripeterla questa cosa qua, io in futuro sono qua, ecco, voglio dire, se non mi cade una tegola sulla testa, lo rifarò. Alla prossima premiazione vi inviterò. Dai, volentieri, volentieri, veniamo, perché guardarci negli occhi è diverso che qui, nei quadratini. Sì.
Certo, certo, però grazie ancora. E grazie a chi ci ha dato l'occasione di incontrarci così. Sì. Davvero un onore e un piacere. Allora, alla fine di questa amabilissima conversazione, ricca di spunti, ringrazio Gorizia Spettacoli, naturalmente organizzatrice dell'evento, ringrazio Sara Simeoni ed Erminio Azzaro perché hanno dato modo di discutere così alla pari di tante cose che magari sentivamo dentro e forse non riuscivamo a mettere per, in maniera esplicita, in maniera così chiara. Io oggi mi sento arricchito da questa conversazione che abbiamo avuto e certamente aver avuto da loro anche la promessa di un impegno, sia pure da testimonial, per attività che facciamo a favore dell'atletica è sicuramente per me la cosa più bella che mi porto in chiusura.